Un minuto di storia con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916. Oggi vogliamo però raccontarvi quanto accaduto il 21 aprile del 1915. Padre Pio era a Pietrelcina e dalla sua torretta oggi scriveva al suo ministro provinciale, nonché direttore spirituale, padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis. Gli parla di tre cose in modo particolare. Gli parla della provincia religiosa di Sant'Angelo, Foggia, così si chiamava. Gli parla della situazione dell'Italia e la guerra e gli preannuncia che l'Italia entrerà in guerra. E poi gli parla di qualcosa di straordinario che accadeva con delle anime che Gesù gli presentava. Ecco, e lui scrive che proprio in questa giornata gli apparve Gesù. Stamane è venuto Gesù ed avendogli chiesto cosa dovevo rispondere alle vostre interrogazioni, proprio riferite alla provincia religiosa, mi ha detto: al padre tuo, cioè a padre Benedetto, è accordato in compenso delle sue fatiche sostenute per la mia gloria, il gaudio dello spirito. Diversi provvedimenti si sono presi per far rifiorire nella provincia lo spirito del fondatore. I frutti sono ancora pochi, si insista, si vigili ancora a che i provvedimenti presi non siano troppo presto messi in dimenticanza. Poi scrive Padre Pio: qui poi Gesù si è fermato un poco e poi ha ripreso da solo raccontandomi questo. L'Italia, figliuol mio, non ha voluto ascoltare la voce di amore. Sappi intanto che da tempo io tengo sospeso il braccio del mio genitore che vuole scagliare su questa figliuola adultera i suoi fulmini. Si sperava che le sventure altrui l'avessero fatta rientrare in sé, l'avessero fatta intonare il miserere a suo tempo. Non ha saputo apprezzare neppure quest'ultimo tratto del mio amore. Ed è per questo che il suo peccato è divenuto più abominevole dinanzi a me. E a lei pure è serbata certamente quella sorte toccata alle sue consorelle. E punto, l'Italia entrerà in guerra. La terza questione che Padre Pio racconta al suo padre spirituale è un fenomeno stranissimo che lui non riesce neanche a ricordare, ma lui trascrive. Dinanzi a Gesù avveniva qualcosa di straordinario, che scrive Padre Pio, che avevo in animo di chiedere e di raccomandare al Signore di persone che non avevo mai pensato e mai conosciuto e per le quali, scrive Padre Pio, io mi sentivo sempre esaudito.